Punti importanti in palio all'Aragona tra Vassomarina e Capistrello. Partita dai toni accesi, sin da subito giocata in modo maschio e con qualche brutto fallo di troppo non sanzionato dall'arbitro, come sul numero 13 Nuzzaci. Al 29esimo tiro velletario di Ciccarelli per il Capistrello, risponde al 32esimo il Vassomarina con un angolo, nulla di fatto. Si lotta a centrocampo, diversi palloni persi da entrambe le squadre, gioco molto falloso e tanto nervosismo. Al 40esimo ancora angolo per il Vassomarina, sfuma l'azione senza particolari patemi. Al 45esimo Rossi Finarelli, imboccato in aria, perde il tempo a tu per tu con il portiere, palla sull'esterno della rete. Nella ripresa al 10° Fonseca ci prova da fuori, si distende bene Bassi e devia in corner, dal corner nulla di fatto. Al 14esimo ammonizione per Nuzzaci, che finirà sul taccuino dell'arbitro insieme poi a Battista e Pili. Battista, diffidato, salterà la prossima partita. Al 16esimo punizione per il Capistrello, nessun pericolo per Bruno. Al 17esimo il gol del Vassomarina. Fonseca approfitta di un errore difensivo del Capistrello, entra in area, supera l'uomo e di destro ad incrociare insacca sul secondo palo. Al 21esimo angolo per il Vassomarina, batte Fonseca, non riesce ad intervenire Benedetti di testa, Finarelli butta fuori, ma il gioco è già fermo. Al 27esimo incrocio dei pali colpito da Bisogna con un tiro dal limite dell'area. Entra intanto per il Vassomarina Stivaletta ed esce Luciano. Al 29esimo tiro al volo di Rossi Finarelli su cross di Fonseca, alto. Entrano anche Pier Mattei e Cesario. Alla fine è 1-0 per il Vassomarina, tre punti importanti che valgono il sorpasso in classifica proprio sul Capistrello. Una partita sentitissima, infatti fin dai primi minuti di gioco molto fallosa, tante volte anche l'arbitro non ha sanzionato dei falli che hanno fatto innervosire ancora di più probabilmente i giocatori in campo. Tre punti sentitissimi che vi hanno permesso di scavalcare proprio il Capistrello. Sicuramente, sai, noi purtroppo giochiamo in questo stadio che non sembra mai lo stadio di casa nostra, quindi ogni squadra che viene qua si sente tranquilla perché logicamente, non avendo pressione o pubblico che incita l'altra squadra, gioca tranquilla, anzi a volte ci troviamo noi a sembrare di giocare fuori casa. Anche oggi abbiamo avuto le prime 7-8, i primi 7-8 falli su Riella, allucinanti, tra cui uno sul rigore nettissimo, gli ha bucato un piede che dopo l'arbitro ha anche visto, che abbiamo fatto dire il fallo, purtroppo non ha fischiato, però magari in altre situazioni sarebbe andata diversamente. Invece il primo nostro fallo c'è stata la munizione di Nuzzaci. Purtroppo il calcio è questo. Primo tempo un po' sottotono, una partita spenta dove si sbagliava tanto a centrocampo sia da una parte che dall'altra. Secondo tempo molte più azioni del Vassomarina, che ha cercato pressando di arrivare più volte al tiro sia con Rossi Finarelli che con Fonseca, che poi ha fatto gol. Ma io penso di no, io penso che il primo tempo noi abbiamo fatto noi la partita, loro erano lì dietro perché erano venuti per il pareggio, cioè non hanno mai tirato in porta. Logicamente quando trovi una squadra che si rintana là dietro è difficile perforarla, quindi loro diciamo che all'inizio hanno fatto la loro partita per mantenere il risultato, per il pareggio. Poi dopo abbiamo fatto il gol e logicamente si sono spinti per cercare il pareggio e quindi la partita è stata diciamo un po' più aperta da entrambe le parti. Siamo con Rivo, l'allenatore del Capistrello, oggi purtroppo qui a Vasso per voi una sconfitta, sconfitta che vale purtroppo anche il sorpasso da parte della formazione vastese. Un primo tempo lottato, secondo tempo è uscito più fuori forse il Vassomarina, una partita anche abbastanza fallosa. Ma diciamo che forse uno 0-0 forse era più giusto, anche se loro hanno avuto due occasioni e noi ne abbiamo avuto una, abbiamo preso la traversa. La partita è stata un po' bruttina, molto spigolosa, un po' fallosa perché i punti cominciano a pesare, cominciano a essere importanti, per cui ognuno vuole fare i punti per salvarsi. Ripeto, loro non hanno rubato niente, però loro hanno fatto due tiri su errori nostri, abbiamo fatto due errori difensivi, abbiamo regalato la palla e poi abbiamo preso una traversa che forse poteva chiudere la partita sull'1-1. Comunque diciamo che sotto l'aspetto dell'impegno dei ragazzi non posso rimproverare niente. Siamo con Oca, giocatore del Capistrello, oggi purtroppo risultato amaro perché questa sconfitta è costata anche il posto in classifica che il Vassomarina ha sorpassato. Sì, una partita difficile, abbiamo provato a portare a casa il punto cercando anche
di sopperire alle assenze, però non è andato a acquisire un tiro in porta, non ci siamo riusciti. Hanno segnato e poi si sono messi lì dietro e hanno portato a casa 3 punti. Una partita anche molto nervosa, sin dall'inizio, che forse in molti hanno sottolineato anche un arbitraggio un po' così dubbio, ha innervosito ancora di più. L'arbitro secondo me ha mantenuto la calma in campo, invece poteva usare anche un po' più i cartellini, anche perché cominciava a morire solo dopo gli ultimi 15 minuti, però alla fine un arbitraggio secondo me giusto. È un campionato ancora apertissimo e lungo, in quanto ci sono diverse squadre. Oggi ha vinto anche la Sant'Egidiese in fondo alla classifica in uno scontro diretto. Campionato apertissimo, quindi voi non vi abbattete, continuate comunque a crederci in questa salvezza. No, i punti ci sono da fare, proviamo a giocare, ci proveremo fino alla fine. Secondo me la salvezza è facile, possiamo riuscirci, l'importante è riprenderci e fare i punti il più possibile. Stivaletta del Vasto Marina, oggi una buonissima vittoria contro il Capistrello, tu sei entrato nel secondo tempo, però avete dato tutti una grossa mano, sia chi ha iniziato dal primo minuto sia chi è entrato nella ripresa, in una partita molto difficile anche perché sentita e fallosissima. Sì, 3 punti molto importanti per quanto riguarda la salvezza, ma partita combattuta fino alla fine, speriamo di portare i 3 punti pure a Montorio. Con questa vittoria avete superato proprio il Capistrello in classifica, 3 punti importanti per distaccare anche le altre, dato che anche la Sant'Egidiese oggi ha fatto risultato. Sì, il campionato è ancora lungo, noi lotteremo fino alla fine per la salvezza.